più alte del mondo, il Nepal è considerato il regno in cui gli dei si confondono con i mortali. E noi stiamo andando in questo regno. Ci saluta il nostro Leonardo, che ci auguro buon viaggio nel tratto che stiamo per affrontare da Roma a Kathmandu. Volo diretto che fa la Lufthansa. Noi ci imbarchiamo su un aereo di questa compagnia a Roma, con coincidenza a Francoforte. Vediamo adesso il percorso che senza scalo l'aereo effettua per arrivare proprio ai piedi dell'Everest, che vedremo splendido il momento dell'atterraggio. I computer di bordo ci danno l'indicazione del punto in cui ci troviamo, la velocità dell'aereo al suolo, l'altezza alla quale vogliamo, la temperatura esterna, ed ecco che cominciamo a vedere la grande rete di affluenti del fiume sacro dell'India, mentre all'orizzonte si staglia bellissima la catena himalayana. Questo è l'Everest, visto dall'aereo. Ed è proprio l'Himalaya che si spiana dinanzi ai nostri occhi, perché è la cima più alta della catena che sovrasta Kathmandu. La fila di case, l'aeroporto, magnifico oggi l'aeroporto. La nazione sta subendo veramente una trasformazione importante, imponente. Ecco l'Everest sopra l'aeroporto. Poi vediamo la cartina del Nepal, molto lunga, perché si snoda proprio sotto la catena himalayana. Ecco sempre l'Everest, è a distanza di 50 km in linea d'aria. L'unico fatto è che normalmente c'è la nebbia che lo copre. Grazie al suo stupendo piedestallo montuoso, più di un quarto dell'area del Nepal si eleva oltre i 3.000 metri e si trovano ben 8 cime oltre gli 8.000. È l'Everest, il Kanchenjunga, il Lhotse, Macao, Choyu, Daulagiri, il Malasiu e infine quello che noi andremo a visitare pure, l'Annapurna. Rilievo montuoso asimmetrico, con strati rocciosi inclinati verso nord e scoscesi versanti meridionali. Numerosi fiumi che scorrono in profonde gole tagliano la catena montuosa per poi precipitare nelle valli più basse. Raggiungiamo l'albergo Shangri-La. Stupendo. Noi siamo stati a Kathmandu una decina di anni fa, ma oggi c'è una differenza enorme, perché il turismo e lo sviluppo della nazione ha portato alla creazione di complessi alberghieri di primissimo ordine, tra i quali la catena degli Shangri-La, che ha anche costruito un albergo a Pokhara, che ci ospiterà e che è forse il migliore di tutta quanta l'area est asiatica. Ristorante eccezionale, giardino stupendo, ricco di statue in terracotta, dei mostri legati alla fantasiosa religione buddista. E riprendiamo questa tavolozza di colori, stupenda,
veramente molto ricca, e ci portiamo verso il centro della città. La strada supera la grande torre bianca, poi è la porta dei martiri e quindi la porta reale dalla quale inizia la strada che porta al vecchio palazzo reale. E la strada è chiamata Nuova Strada o Ganga Path. Inizia da qui. E raggiungiamo la piazza Vasantapur, costeggiando il vecchio palazzo reale. Subito sull'angolo a destra la torre Lalitpur, che ha subito dietro la torre di Bhaktapur, mentre a sinistra del fronte del palazzo è la torre Vasantapur, che ha 9 piani, mentre in piazzale vediamo il grande bazar che è stato disteso, una specie di porta portese nepalese. Facciata bianca del Palazzo Reale, oggi sede della Presidenza del Consiglio, davanti al quale un baldacchino con straccetti colorati che sventolano è stato eretto per la festa dei topi che ci sarà tra qualche giorno. Stiamo ancora vedendo le cianfrusaglie che vengono vendute. Ecco il Palazzo Reale, il suo baldacchino con tutte le strisce colorate che sventolano. Chiude il rettangolo della piazza Vasantapur il palazzo della Kumari, e cioè della dea vivente, nel quale noi entriamo. Gli appartamenti della dea sono all'ultimo piano, ma riusciamo a vedere uno scorcio della finestra, anche se è tassativamente vietato fare riprese fotografiche e video dalla videocamera, evidentemente. E la dea, noi riportiamo le immagini delle ultime 5 dee viventi nella loro acconciatura e abbigliamento abituale. Sono ragazze che vanno dai 9 agli 11-12 anni, perché quando diventano signorine, evidentemente non possono più essere dee, in quanto inizia il loro ciclo mensile e quindi perdono sangue. Ma cessano anche se durante, ecco, vediamo adesso la dea vivente. Ma anche se perdono sangue o per una frattura o per così, perché si tagliano un dito, qualche cosa, in quel momento cessano di essere dee. Essa viene investita a 4-5 anni di età, dopo aver consultato gli oroscopi e aver verificato che il suo corpo possieda i 32 requisiti richiesti, e rimane in carica fino a che una ferita, come ho detto, non la facciano sanguinare. Segregata nel suo palazzo, la Kumari non può uscirne che in occasione di alcune feste religiose e per l'Indra Yatra, quando anche il re le rende omaggio facendosi apporre da lei il tika sulla fronte. Una volta destituita, difficilmente la Kumari troverà marito, perché sposata è considerato infausto. Vegliato da due leoni, il palazzo del XVIII secolo è costruito nello stile di un Bahal buddista e raccoglie magnifici esempi di intaglio sui legni dei pilastri, delle travi, delle cornici, delle finestre. E in un'ala si trova il tempio dedicato a Buddha. E inserisco una piccola ripresa girata 25 anni fa, quando la Shish era libero
e c'erano i negozi nel quale si poteva, non dico comperare, ma entrare e consumarlo. Questo è il monumento con tutte le monete. E i fedeli vanno ancora a sovrapporle, picchiano con chiodi e un tronco di legno. È tutta veramente una fantasmagoria di uomini, donne che vanno, vengono. Ecco qui, questo era il negozio della Shish. Abbiamo tentato di entrare, ma ci hanno detto se lo consumavamo, abbiamo risposto di no e allora non ce l'hanno permesso. Tempio famoso perché ottenuto con un solo albero. All'interno la statua rossa ricoperta di quella cera che usano quale segno di devozione per i loro dei. Ecco l'elefante. Anzi, sono quattro elefanti nei quattro angoli della piattaforma inferiore. Tempio di Ashoka Vinayal, che ha a fianco il tempio di Durga. E qui sono i templi uno dietro l'altro. C'è una casa e un tempio. Anche quando poi le case non sono loro stesse un tempio. Ecco il Vishnu all'interno. Durga, nella espressione Durga. Tempio Narayan, che ha di fronte la statua di Garuda che lo guarda. Tempio del Dio Shiva. Quindi il tempietto Navayojini che ha a fianco lo stupendo tempio di Bhagwad ed è il palazzo che ha sul fianco una finestra a tre luci tutte in pietra. È la dimora di Shiva Parvati, le due divinità scolpite in legno e rozzamente dipinte gettano i loro sguardi benigni dalla finestra centrale del balcone più alto. Ecco la finestra in pietra scolpita in una roccia, in un solo pezzo di roccia. E questa è la bandiera del Nepal, due triangoli sovrapposti. Poco più avanti è la grande campana. Tempio di Krishna. Mentre coperto da una grata è la statua della Dea Bianca. Tempio di Bhairav Bianco, quindi il pilastro di Pratap Malla, posto di rimpetto all'ingresso del Palazzo Reale. Dietro la pagoda di Jagannath, detta anche pagoda erotica, perché sui pilastri che sostengono il tetto
ci sono scene erotiche e che a suo tempo furono diffuse per aumentare la natalità. Ecco la pagoda di Jagannath. È un erotismo un po' dozzinale, ma insomma. La fronte del Palazzo Reale è bianca ed è un po' il regno delle scimmie. L'ingresso del palazzo è sorvegliato dai Gurkha, la grande milizia nepalese, oggetto e vanto proprio della corona inglese, che ha ancora le sue truppe a servizio. Prima di entrare non può passare inosservata la statua di Hanuman, scelta da Pratap Malla nel 1672 perché il dio scimmia, con il suo potere, lo aiutasse a difendersi dai nemici, come già aveva fatto con Rama nella lotta contro il re dei demoni. Ed è anche avvolto in un mantello rosso per non offendere il re con la sua nudità. Subito dopo l'entrata si trova Narsingha, l'immagine di Vishnu come dio leone che immerge le mani nelle visceri di un demone. E sull'angolo interno è la pagoda di Panchmukhi Hanuman, rotonda. Vediamo quindi, mi soffermo a riprendere le cortine del Palazzo Reale e la torre di Kirtipur. Poi la torre Bhaktapur. E le finestre e le porte del Palazzo Reale sono tutte in legno, con splendide decorazioni. E noi saliamo al sesto piano della torre Lalitpur per vedere qualche scena dall'alto. È tutto un lavoro di intaglio veramente eccezionale. Quindi ridiscendiamo, torniamo nel cortile, diamo un'ultima occhiata alle pareti interne del palazzo che poi lasciamo e torniamo al grande quadrato Durbar di Kathmandu. All'esterno del Palazzo Reale è una pietra con una iscrizione in 15 lingue diverse, compreso il francese. È una frase ripetuta in tutte quante queste lingue. E a fianco è la magnifica pagoda di Taleju, che viene aperta una volta all'anno alla presenza del re. Fantastica la porta d'ingresso e sopra la scalinata
per l'accesso alla pagoda sono porte d'oro. Vediamo adesso l'ingresso della popolazione in questo tempio nel giorno dell'anno nuovo. Qui l'anno è il 1053 secondo l'era nepalese. E questo è il più grande tempio indù di Kathmandu. Immensa la folla che attende di entrare. Certo, no, ne approfitta. Ecco, di fianco al Palazzo Reale c'era la grata bianca e dentro c'era il mostro, questo. C'è anche una casupola con animali legati alla catena e legati rimangono fino a quando muoiono. Gli danno anche da mangiare, però questi animali non si muovono fino a quando rendano l'anima al loro paradiso e portano capre, gioenche, e questo è il dio oggetto di questi sacrifici. È la statua Kalabairan, è la dea Shiva nell'aspetto del terrore quando mangia tutti e alle quali hanno portato le bestie in offerta. È una dea pressapoco come quella che abbiamo visto dietro la grata. E poco lontano è una statua di Buddha disteso pancia all'aria, oggetto di grande venerazione da parte dei fedeli, evidentemente. Qui ricorda la nascita di Buddha, che è nato a Lumbini 2500 anni or sono. E vediamo anche la casa dove è nato. Il fabbricato con il grande tamburo, altra visione della magica piazza Durpar. E anche le case private sono tutte nello stesso stile. Riceviamo il saluto di un santone, poi ripassiamo l'arco reale e i due leoni che sono a guardia del palazzo. E a questo punto facciamo l'escursione più importante, una delle più importanti del nostro viaggio, quella sull'Everest. È un aereo con due motori, si alza fino a 4.000 metri di altezza. È un'esperienza veramente unica, ma prima di iniziare il volo vogliamo dare un'occhiata tranquilla a tutta quanta la catena che dobbiamo costeggiare. La catena himalayana inizia molto larga con il Lingtentren 6.697 metri. Poi è il ghiacciaio Khumbu, cima del Khumbuze, 6.640 metri, quindi il Chang'e, 7.550 metri, poi il monte Everest, 8.848, quindi il monte Nubsu, che non è più alto dell'Everest perché è solo 7.879
per finire quindi con cime degradanti. La Arbungiaben 5650, la Mataplan che si arge su, vediamo, come il Cervino. Poi andiamo a calare verso destra. E siamo tornati ancora a riprendere l'Everest, che è poi uno sperone piuttosto nudo. Stiamo precedendo lentamente perché il primo giro l'ho fatto con l'elicottero, ma poi riprendiamo il nostro volo e faccio dei ferma immagine dalla cabina di pilotaggio. Il volo si svolge in questo modo, da sinistra Kathmandu a destra fino all'Everest, poi qui fa una virata e quindi i passeggeri di sinistra lo vedono in questo momento, i passeggeri di destra lo vedono quando il pilota riprende il percorso per Kathmandu. Ecco, queste sono riprese dirette, evidentemente molto meno stabili di quelle dell'elicottero, ma comunque sempre molto vive. Ecco l'Everest a destra. Il pilota ora gira sulla grande vallata e rientra a Kathmandu. E qui notiamo anche come a 2000 o 3000 metri, quando da noi neanche cresce l'erba, qui invece si coltiva, perché hanno realizzato terrazzamenti sul fianco della montagna. Ho cercato di riprendere
tutti gli angoli più prestigiosi di questa catena. Le montagne sono sempre più lontane, anche se col teleobiettivo e il fermo immagine riesco ancora a riprenderle. Ma che stupisce anche i terrazzamenti. Li noteremo quando visiteremo qualcuno di questi paesetti abbarbicati su così tra i 2000 e i 3000 metri. Vediamo la cupola dello stupa Svambuyat e adesso fissiamoci ancora negli occhi alcune caratteristiche di queste montagne, dell'Everest, dei suoi confratelli, perché l'Everest in effetti non è altro che un triangolo nero, eccolo qui. Quindi è meno caratteristiche delle altre montagne. Lo stupa Svayambhunat è posto sulla collina e noi lo vediamo dal basso. Ed è una collina infestata dalle scimmie ed è un luogo molto sacro. E alla base della salita ci sono diversi tempietti. Quindi, magica, si innalza la punta dello stupa a cerchi dorati, mentre sotto, sui quattro punti cardinali, ci guardano e penetrano nella nostra anima gli occhi di Buddha. Si sale piano piano, ci accompagnano dei santoni ed eccoci alla sommità dove misteriosi gli occhi ci scrutano. C'è anche il tempietto d'oro Arityayima, tempio che non si potrebbe riprendere. Abbiamo approfittato di un momento di disattenzione dei guardiani, ecco, per riprenderlo, e non è questo. Questi sono i piccoli templi che sono ai quattro angoli della piramide superiore, della base della piramide superiore, dell'aguglia. Ecco il tempietto d'oro, molto venerato. Questa è la scalinata che i fedeli fanno a piedi per raggiungere il tempio, mentre noi siamo arrivati con la macchina fin quasi ai piedi dello stesso.
sono 300 gradini. Qui c'è un monastero buddista e noi siamo entrati a vederlo mentre i fedeli fanno girare le ruote della preghiera. Cioè all'interno di queste ruote ci sono delle frasi scritte da Buddha. Facendole girare, qui sono quasi tutti analfabeti, e innalzano la loro preghiera. Questo è ancora il tempietto d'oro. E stiamo visitando uno dei più antichi stupa del mondo, certamente il più antico del Nepal. Rappresenta l'astratto concetto della realtà ultima, il vuoto, cioè lo stato di perfetta spiritualità totalmente libera da legami fenomenici o esistenziali. E secondo la mitologia, il tempio venne edificato nel luogo dove ancora bruciava la piccola fiamma per custodirla e proteggerla. Quindi risale ad almeno 2500 anni fa. L'impianto del tempio è un mandala e segue regole che hanno un preciso significato simbolico. Lo vedremo quando parleremo dei tanka, rappresentazione del mandala, del centro cosmico. Questo è ancora il piccolo tempio, parte posteriore. È veramente un preziosissimo gioiello. A sinistra il monastero buddista. C'è un grande Buddha, a fianco la statua di un monaco di cui sono conservati dei manoscritti, e poi è il monaco che ha portato in Tibet il buddismo nell'VIII secolo e che vedremo onorato in Bhutan. Ecco qui i manoscritti sono chiusi in sacchetti. Ecco il nostro Gumpa. E c'è anche un piccolo stupa che contiene le ceneri del monaco, il primo che noi abbiamo visto. Ecco la scalinata, la vediamo dall'alto, c'è una bella vista. E però in alto, alla fine della scalinata, c'è la folgore di Indra, che è il simbolo del buddismo e dello scettro di Buddha. E Buddha guarda la città con i suoi occhi seri dall'alto della collina. Buddha ha tra gli occhi un punto di domanda, che non è punto di domanda, che significa la cifra 1. Cioè l'inizio di tutte le cose. Ecco ancora l'Indra, nei suoi particolari, normalmente sono piccoli, nelle mani di Buddha.
quindi fabbricato del monastero. Ci sono 5 statue e i monaci devono ripetere 108 volte la frase «La saggezza è nel fiore di loto». Le riprese non sono molto buone per il fatto che hanno davanti il vetro e qui con le luci comunque si riesce a vedere. Ecco qui 5 vecchie che pregano, poi i frati, i monaci, non frati. Alcuni devoti girano attorno allo stupa strisciando per terra. È un modo di pregare per loro abbastanza intenso. Questo stupa è consacrato al lamaismo. Ecco, si mettono per terra, distendono, pregano, poi si alzano e fanno 4 passi. Ai piedi della scalinata ci sono delle ragazze che suonano uno strano violino. Il tempio che andiamo a visitare è il tempio di Dakshinkali, il santuario della sanguinaria Dea Kali. Situato al limite meridionale della valle, Dakshink significa sud, a circa 25 km dalla capitale. Nel tratto finale la strada sprofonda verso il letto incassato del Kali Kola tra il verde degli alberi e gli ultimi chilometri si devono percorrere a piedi accodandosi al flusso ininterrotto di pellegrini che conducono gli animali destinati al sacrificio. Edificato nel XVII secolo da Pratap Malla su ordine, si dice, della stessa Dea Kali, il tempio è ora circondato da un muro che si alza ai piedi di una gradinata affollata di venditori ambulanti e di famiglie al completo che aspettano che il rito si concluda per cominciare a cucinare. Precede il sacrificio la statua di pietra nera della Dea Kali dalle 6 braccia che calpesta Vetala, assistita da Ganesh, il dio elefante, 7 dee madri e Bhairav. Simbolici scopi del rito sono quello di liberare l'offerente dai 5 vizi che avvelenano l'esistenza, rappresentati dai diversi animali sacrificati, e attenuare i malefici influssi nei giorni di cattivo auspicio di martedì e di sabato. La cerimonia è rapida, semplice e priva di preliminari. Il sacrificatore, con un kukri, stacca di netto la testa dell'animale che gli viene consegnato e ne spruzza il sangue sul muro decorato. Quindi lo restituisce al proprietario che, dopo averlo fatto spumare o scuoiare e tagliare a pezzi dai macellai,
lo getto in un pentolone d'acqua bollente per farlo cuocere e consumarlo sul posto. Alimentato da ore e giorni di decapitazioni instancabili, il sangue scorre a fiumi e cola da statue e muri, impregnando le mani, braccia, grembiuli e tutta la zona circostante, nel clima rumoroso e caotico di una truculenza mattanza di paese. Abbiamo visto lungo la strada gli immancabili venditori di collane di fiori, formaggi tipo mozzarella, e ci sono ristorantini all'aperto come in ogni luogo. E nel ruscello vengono lavati gli animali prima di presentarli al sacrificio, e poi anche gli animali già sacrificati, galli, galline, senza testa, pecore. E il tempio è in effetti un piccolo tempio e noi assistiamo a dei cruenti sacrifici per la dea. Sangue dappertutto, per terra, sulle campane. La fila degli offerenti è molto lungo e dentro la statua della dea è un rozzo simulacro nero. L'uomo prende il gallo, la gallina, gli taglia la testa che butta via e poi restituisce il corpo all'offerente che va giù, lo lava nel fiume, lo fa arrostire e poi se lo mangia. E il rituale si svolge continuo, senza soluzione di continuità. E dopo il terzo sacrificio ne abbiamo abbastanza e andiamo un po' a vedere che cosa fa la gente. Anche qui ci sono le decorazioni in oro, poi in basso vediamo l'angolo del fuoco. Ecco, alle animali vengono tolte le penne, poi si mettono a bollire belli spelati e se ne prepara un altro, quindi fuori uno dentro l'altro. Viene giù l'acqua di scarico dove lavano gli animali, che ha un colore biondo. Ecco un ruscelletto sotto il quale meglio non andare, e sulla scalinata mentre andiamo troviamo due santoni. Sulla strada, oltre al colore dei fiori, c'è anche il colore delle polveri che vendono, e così anche dei filati.
vediamo, sono colori stupendi. C'è chi vende le bibite dissetanti. E questi servono per tingere le loro lane, i loro tessuti. E dietro la collina ci aspetta la stupenda visione dell'Himalaya. Ci portiamo a Bungamati. Qui assistiamo a una cosa abbastanza strana, cioè come vivono oggi nello stesso modo come vivevano nel Medioevo, cioè 500-600 anni fa, perché qui nulla è cambiato. Tutte le case hanno le tegole, la terra è fertilissima. Infatti attorno al paese sono le terrazze verdi di coltivazione e qui ci accoglie un vecchio col tipico abito nepalese. Ecco il nostro vecchio. Gli insediamenti gemelli di Bungamati e di Kokana, che vedremo dopo, risalgono al XVI secolo. A quel tempo il sovrano Malla di Patan voleva controllare le sue terre e contemporaneamente impedire al popolo di allontanarsi troppo dalla città. Decise quindi di fondare i villaggi vicino al tempio di Karya Binayak, tra terre per particolarmente fertili. L'area doveva però essere santificata e la leggenda narra che durante una grave siccità il re, accompagnato da un sacerdote tantrico, andò a rendere visita a Mahendra, dio della pioggia, nel suo tempio indiano e lo pregò di stabilirsi nella valle insieme al suo popolo. Un tempio dedicato a Mahendra fu costruito dove ora si trova il villaggio di Bungamati. E sin dal 1593 è tradizione lasciare il rato Mahendra a Bungamati durante i mesi invernali. Per il resto dell'anno la divinità, che viene trasportata avanti e indietro su un palanchino, resta nel suo tempio di Patan. E così vive ancora oggi questa gente. E domina il paese un antico tempio sulla cui porta d'ingresso ci sono sì due bei dragoni, ma c'è anche una bella falce martello rossa. È un tempio particolare perché il dio è venerato sia dagli induisti sia dai buddisti, perché è venerato il dio della pioggia. Poderoso tempio in stile Shikara del rato Mahendranath, con splendidi sostegni nella parte inferiore.
fianco è anche il tempio di Shiva, quello della forma spaventosa e che viene chiamata Bairama. La sua fontana pubblica, e questo è il paese degli intagliatori del legno. Vediamo qualche artigiano al lavoro. E queste sono le strade di sto paese. Qui uomini e bestie in un connubio ideale. Il nostro Giuseppe si dà da fare a fotografare tutti i volti strani che vede. E questa è la piazza. Ci portiamo al paese gemello cui abbiamo accennato, Kokana. Anche qui una stupenda distesa di prati verdi, tutti a terrazze. In questo paese vediamo che tutte le donne filano, lavorano sulla strada. Evidentemente con dei baracchini fatti così con tre pezzi di legno. Il paese ha le stesse caratteristiche di quello precedente. Qui filano tutte. Ecco le ragazzine che frequentano delle scuole private nelle loro divise e con il monumento al fallo che è all'ingresso del paese chiudiamo questa prima nostra escursione nel paradiso nepalese.
Anche qui il loro tempio. Ragazzini dappertutto, e questa è la strada delle filatrici. E ci vuole una sua tecnica anche per fare questo lavoro. E qui si frattuma il sorgo o il mais per la cena serale. E mi dilungo un poco perché così anche noi impariamo come si fa a filare. Ecco il nostro monumento al fallo e con ciò salutiamo il nostro paese.